Come sapete, buona parte degli archivi della CIA sono di dominio pubblico e contengono qualunque cosa, compresi i documenti in cui per un motivo o per l'altro si parla di UFO. C'è tantissima roba inutile, segnalazioni di conferenze, avvistamenti mai documentati, recensioni di libri ufologici, ma tra i documenti più interessanti ce n'è uno che ha fatto correre un brivido lungo la schiena degli appassionati di UFO di tutto il mondo. Racconta uno stranissimo incidente che sarebbe accaduto in Siberia alla fine degli anni Ottanta, l'abbattimento di un disco volante da parte dell'Armata Rossa e l'immediata vendetta degli extraterrestri. Ben 23 soldati sovietici sarebbero stati uccisi per pietrificazione. Non sto scherzando, stando al documento, questi uomini sarebbero stati trasformati letteralmente in statue di calcare grazie a una sconosciuta tecnologia aliena. Possibile? Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che due volte a settimana ci porta a esplorare storie incredibili ma vere, oltre che storie eccezionali ma false. In questo modo cerchiamo di affinare, no, sempre di più le nostre capacità di indagine critica. Come ormai spero saprete, ne abbiamo parlato, è uscito in libreria il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare, pubblicato da Feltrinelli, in cui condivido tutte le lezioni principali, se non altro, che ho imparato dal mio maestro James Randi, che riguardano sì l'indagine dei misteri, ma anche riguardano il modo di ragionare in maniera razionale, il modo di coltivare le passioni, focalizzare l'attenzione, utilizzare al meglio il proprio tempo, trovare un punto di equilibrio tra ragione e sentimento, mantenere un'umiltà nella ricerca, come succede nella scienza, insistere di fronte alle difficoltà, nutrire la curiosità, il senso di meraviglia, tantissime altre cose. Se lo leggerete, sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate. Oggi però torniamo in Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta. Un'unità dell'Armata Rossa sta svolgendo alcune manovre di addestramento in Siberia, quando nota la presenza di un disco volante che sta volando a bassa quota sopra l'area di esercitazione. I soldati sparano un missile terra-aria e abbattono l'astronave, che cade a poca distanza. La raggiungono, ma in quel momento scatta la vendetta degli extraterrestri. Dal velivolo escono infatti 5 piccoli alieni umanoidi con grandi teste e grandi occhi neri, e di fronte agli occhi sconcertati dei militari gli extraterrestri si fondono tutti insieme in una sfera bianca luminosissima. La sfera comincia a emettere uno strano ronzio e dopo pochi secondi esplode, travolgendo i soldati sovietici. 23 uomini che rimangono pietrificati all'istante. Si salvano solo 2 soldati dell'unità, che non sono stati investiti pienamente da quell'onda di energia. I resti delle vittime vengono poi recuperati dall'esercito sovietico e trasportati in un istituto di ricerca segretissimo vicino a Mosca. Secondo le analisi, i 23 uomini hanno subito una vera e propria trasformazione della struttura molecolare, che ha convertito la materia organica una sostanza simile al calcare. I dettagli dell'episodio sarebbero raccontati in un dossier del KGB di 250 pagine, con disegni, fotografie e le testimonianze dei due sopravvissuti. Questo documento sarebbe arrivato alla CIA nel 1991, grazie alle declassificazioni autorizzate dall'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev. In effetti, il KGB venne sciolto il 6 novembre di quell'anno. 2 mesi dopo, l'Unione Sovietica smise di esistere. Il documento riporta anche il commento di un funzionario della CIA sullo strano episodio. Se il dossier del KGB risponde al vero, si tratta di un fatto che indica una minaccia estremamente grave. Gli alieni posseggono armi e una tecnologia oltre ogni nostra immaginazione. Potrebbero difendersi nel caso in cui fossero attaccati. Beh, una storia incredibile, non c'è che dire. Ma come facciamo ad accertarci anche che sia vera? La prima domanda che dobbiamo porci è se veramente questo episodio si trova negli archivi della CIA. La risposta in questo caso è abbastanza facile. Sì, c'è.
Si tratta di un documento che è stato divulgato sulla base di una legge importante, nota come FOIA, cioè Freedom of Information Act. Questa legge sulla libertà di informazione è stata varata nel 1966 dal presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, che come ricorderete era succeduto al presidente Kennedy dopo il suo assassinio. Era stata varata per garantire la trasparenza della pubblica amministrazione. Grazie al Freedom of Information Act, gli archivi di molti enti pubblici statunitensi sono stati aperti a storici, cronisti e anche semplici curiosi che possono così accedere ai documenti di loro interesse, a patto ovviamente che non si tratti di documenti che costituiscono un pericolo per la sicurezza nazionale se fossero divulgati. Grazie a questa legge, nel 1976, gli appassionati di ufologia hanno potuto leggere, per esempio, i rapporti prodotti dall'aeronautica militare nell'ambito del Project Blue Book, che era cessato nel 1969. Se vi interessa questo argomento, vi rimando al precedente episodio di Strane Storie in cui ne abbiamo parlato. Ma torniamo ai nostri soldati pietrificati. Il documento, come dicevamo, è un documento che esiste, si trova per davvero negli archivi della CIA, è stato protocollato. E dunque, basta questo a rendere vera la storia dell'UFO abbattuto dei 23 soldati pietrificati? No, non è sufficiente che un documento si trovi nell'archivio della CIA per rendere vero anche quello che contiene. Occorre anche capire come è arrivato lì, chi lo ha prodotto, chi lo ha scritto, che cosa rappresenta. Dobbiamo infatti chiederci, si tratta di un rapporto della CIA? Oppure si tratta di una corrispondenza mandata all'agenzia da un'altra persona? Qual è insomma la storia di questo documento? Queste sono le domande che dobbiamo iniziare a porci di fronte a questo tipo di documenti, prima di prendere per vero ciò che essi contengono. È uno sforzo che richiede lavoro e che purtroppo certi ufologi così un po' improvvisati non fanno, convinti nella loro ingenuità che se la CIA ha in archivio un file, allora tutto quello che contiene deve essere vero, ma ovviamente non è così. Nel caso dei nostri soldati pietrificati, per esempio, è sufficiente leggere a fondo il documento e guardare bene l'intestazione per iniziare a far sorgere qualche interrogativo. Qui, infatti, ci sono tutti gli indizi utili per capire realmente di cosa si tratta. Nella prima parte leggiamo infatti SUG, un'abbreviazione di subject, cioè l'oggetto del documento. E che cosa dice? Giornale riporta presunta evidenza di incidente riguardante un UFO. Al di sotto di questa riga troviamo source, cioè fonte, Kiev Holos Ukraini, in ucraino, e la data del 27 marzo 1993. E poi, ancora, il testo vero e proprio si apre con reprinted from the newspaper Ternopil Vecirni, cioè riprodotto dal giornale Ternopil Vecirni. Leggiamo poi insieme il secondo paragrafo. Come riportato dall'autorevole rivista canadese Weekly World News, l'intelligence degli Stati Uniti ha ottenuto un dossier di 250 pagine sull'attacco di un UFO a un'unità militare in Siberia. La vicenda che segue poi è quella che vi ho appena raccontato, con l'abbattimento del disco volante, la vendetta aliena, il recupero dei 23 soldati rimasti pietrificati. A questo punto possiamo iniziare a ricostruire tutta la storia del nostro documento. All'origine di tutto c'è il giornale Weekly World News, venduto per lo più negli Stati Uniti, ma anche in Canada e negli altri paesi anglofoni. Possiamo leggere direttamente l'articolo. In rete sono presenti diverse raccolte di questo settimanale. Il numero con la nostra storia è uscito nelle edicole l'8 settembre 1992. Rispetto al documento della CIA ci sono perfino alcune informazioni in più. Il fattaccio sarebbe avvenuto il 13 ottobre 1987 e gli alieni, oltre ad avere grandi teste e grandi occhi neri, avrebbero anche un naso segmentato, praticamente una piccola proboscide. Il giornale riporta anche lo schizzo fatto da uno dei soldati scampati e una straordinaria foto che mostra il disco volante abbattuto accanto a un velivolo militare sovietico. Poi, nel 1993 il racconto viene ripreso da un giornale locale stampato a Ternopil, nell'ovest dell'Ucraina, il Ternopil Vecernil, appunto. L'articolo si intitola Vendetta cosmica e viene riprodotto il 27 marzo 1993 da un altro giornale, Holos Ukraini, un quotidiano stampato a Kiev, nella capitale dell'Ucraina. È a questo punto, probabilmente, che quell'articolo attira l'attenzione di un membro dell'ambasciata statunitense presso Kiev, che traduce quel testo e lo rimanda in patria nell'ambito di una rassegna stampa di routine.
Questa cosa non deve stupire. Spesso le ambasciate in giro per il mondo fanno delle rassegne stampa di questo tipo, prendendo, ritagliando qui e là, notizie di interesse per il paese che rappresentano. Alcuni documenti sugli UFO che si trovano negli archivi della CIA, infatti, sono proprio questo, semplici riproduzioni di articoli di giornale stampati all'estero, che i funzionari degli Stati Uniti hanno pensato fosse utile rimandare in patria. Ce ne sono anche alcuni di provenienza italiana, pubblicati dai nostri quotidiani durante l'ondata UFO del 1954. È poi probabile che questo documento, con la traduzione dell'Holus Ukraini, sia stato girato alla CIA a causa della citazione esplicita dell'agenzia, no? Si diceva che degli esponenti della CIA avevano fatto delle dichiarazioni, ed è questa la ragione per cui troviamo l'articolo oggi negli archivi della CIA. Quando l'agenzia ha pubblicato sul suo sito web i documenti riguardanti gli UFO declassificati grazie al Freedom of Information Act, nel mucchio è stato incluso anche il nostro documento con la sua storia incredibile. Ma come ormai potete facilmente capire, non si tratta di rapporti segretissimi prodotti dagli agenti statunitensi, come qualcuno ha lasciato intendere anche sul web. Si tratta solo della riproduzione di un articolo passato attraverso diversi quotidiani, ma di cui conosciamo la fonte originaria, e cioè la rivista americana Weekly World News. Ecco, se vi interessate ai misteri del paranormale da qualche tempo, questo nome vi avrà già fatto scattare un campanello d'allarme, perché il Weekly World News non è affatto una rivista autorevole, è un tabloid spazzatura, famoso per pubblicare storie assurde inventate di sana pianta. Proviamo per esempio a dare una scorsa al numero che ha pubblicato questa vicenda, la vicenda del disco volante abbattuto. Qualche pagina dopo la storia dei soldati pietrificati, troviamo quella di una coppia di anziani morti, finiti in paradiso, ma poi richiamati in vita da un medico rianimatore. Nella pagina successiva, e questa è bellissima, la triste vicenda di un vampiro che, dopo aver ucciso 16 persone, si suicida piantandosi da solo un paletto nel cuore. Poverino, non riusciva più a sopportare la vista del sangue, che per un vampiro, capite, può essere un vero problema in effetti. Nello stesso numero troviamo poi il mostro di Loch Ness con il suo cucciolo di 5 mesi, una bambina di 4 anni che compone profezie usando i cubi giocattolo, con sopra le lettere dell'alfabeto, no? Per la cronaca vi informo che, secondo il giornale, secondo le profezie della bambina di 4 anni, avremmo trovato la cura per l'AIDS di lì a poco. Il giornale è uscito nel 92, ancora l'attendiamo. Poi c'è una storia di una tribù indiana in grado di piantarsi frecce nella calotta cranica senza patire alcun danno cerebrale. E insomma, credo che ci siamo capiti, Weekly World News faceva, anzi perché non esiste più, faceva intrattenimento, becero, certo, assurdo, ma di sicuro non informazione. Le sue pubblicazioni sono cessate nel 2007, ma c'è ancora un sito web dove potete leggere notizie del genere, con titoli come «Ho sposato Bigfoot», oppure «Hillary Clinton adotta un bambino alieno», o ancora «Joe Biden atterra sulla Luna», e naturalmente il classico «Bambino pipistrello trovato in una caverna». Se è un genere che vi piace, vi potete sbizzarrire. Possiamo dunque catalogare questo articolo sui soldati pietrificati come una delle tantissime notizie inventate dal Weekly World News. Infatti, non esiste nessun dossier del KGB di 250 pagine ed è segretato che parlerebbe della vicenda, e anche la dichiarazione finale del portavoce della CIA è un'altra invenzione del Weekly World News. Quanto all'autentica immagine dell'UFO abbattuto, quella che secondo il giornale arriverebbe dritta dritta dal dossier del KGB, beh, ovviamente è un fotomontaggio. Basta fare una ricerca per immagini e si trova facilmente la foto originale che raffiguri i soldati russi nella stessa posizione, ma non c'è nessun disco volante. Quella foto è stata scattata l'8 gennaio del 1980 in Afghanistan, ai tempi dell'occupazione sovietica, e mostra tre soldati accanto a un veicolo da combattimento per fanteria tipo BMP-1, allora dotazione standard delle unità meccanizzate dell'Armata Rossa. L'UFO è stato semplicemente aggiunto malamente dopo con Photoshop. Ben vengano quindi le declassificazioni dei documenti ufficiali sugli UFO e i commenti degli appassionati sul tema, ma non possiamo credere acriticamente a tutto quello che leggiamo. Per ogni documento bisogna capire chi l'ha prodotto, in quali circostanze, che cosa rappresenta esattamente, ad esempio se si tratta di corrispondenza, di riproduzioni di giornali o di indagini effettuate direttamente dall'agenzia. Insomma, bisogna
capire ogni volta la storia di ogni singolo documento per decidere che peso dare alle informazioni che contiene, altrimenti rischiamo di fare un pessimo servizio alla ricerca storica, alla razionalità e persino ai veri appassionati di ufologia. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido tanti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e tanto altro. Potete leggere il loro nome in coda a questo video e se verrete anche voi potrete leggere anche il vostro. E naturalmente ringrazio anche tutti coloro che decideranno di leggere il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Per ora noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo venerdì con Strane Storie. A presto!